riguarda quel tipo di intervento in quell'abitazione. Per cui praticamente la pattuglia che interviene è favorita, nel senso che va sul posto già sapendo quello che può trovare sul posto, quanti altri interventi di quel genere ci sono stati, che cosa troviamo in quell'appartamento, ci sono minori, sono state già utilizzate a volte delle armi del tipo coltello, quindi con una preparazione sull'intervento chiaramente del tutto assolutamente migliore rispetto al passato. E poi il protocollo EVA si è ulteriormente evoluto nel progetto Scudo, che di particolare ha questa rivoluzione tecnologica sempre connessa alle violenze di genere e domestiche, che ha di più il fatto che si tratta di un applicativo interforze, quindi che è stato elaborato in design con l'arma dei carabinieri. Strumenti quindi che consentono di fare sempre degli interventi sempre più appropriati, e vi posso assicurare che in questo preciso momento storico, e ovviamente anche nei 2 anni caratterizzati dalla pandemia, gli interventi all'interno di mura domestiche, dove uno dovrebbe sentirsi più sicuro rispetto ad essere all'esterno, sono aumentati in maniera esponenziale, rappresentano a volte in un turno di volante il 70% degli interventi che vengono effettuati, le chiamate per liti, per dire liti che possono essere liti condominiali, ma poi possiamo arrivare alle liti familiari fino ad arrivare al vero e proprio trattamento in famiglia. Quindi aver aumentato gli strumenti a disposizione chiaramente ci mette già in condizioni proprio preventivamente di agire. Quindi, come dicevo, nuovi moduli operativi, come vi ho detto, e questo chiaramente tutto, grazie a questo le vittime ottengono un importante sostegno anche da parte nostra in momenti così delicati, perché sono momenti in cui spesso far emergere poi il disagio della persona che abbiamo di fronte è particolarmente difficile. Però è importante anche ricordare un'altra cosa, è importante ricordare che in questa fase il questore, o comunque l'apparato che il questore rappresenta, è posto al centro di un contesto che è multiattoriale, non possiamo essere noi da soli, perché noi andiamo ad esercitare delle prerogative per neutralizzare sin dalla prima fase una minaccia che ogni giorno si manifesta in modo infido tra le mura domestiche. Ricordo ad esempio il provvedimento tipico del questore, una nuova misura di prevenzione che è un momento, che è proprio un provvedimento del questore, che proprio si sviluppa nella prima fase. È la prima cosa che viene chiesta a volte alle donne che si rivolgono a noi, e quindi quando non siamo ancora a livello di vera e propria denuncia, ecco, se si vuole procedere all'ammonimento del questore. Però, ripeto, un ruolo multiattoriale resta importantissimo, il ruolo che devono svolgere tutti gli altri, resta importantissimo il ruolo che deve svolgere la comunità, cioè una donna si sentirà protetta nel contesto in cui vive, in cui lavora, in cui si muove, in cui si svolge la propria attività, e tanto più capirà che uno schiaffo ricevuto non è soltanto un semplice schiaffo, ma è molto di più di un semplice schiaffo, e che quindi l'eventuale denuncia che andrà a fare alle forze dell'ordine non è più un atto di cui deve vergognarsi, ma rappresenta la soluzione giusta a tutto un percorso di violenze subite. Quella è la grande sfida. Cioè, questa è la grande sfida che noi affrontiamo, dove vogliamo ovviamente arrivare a vincere, e cioè convincere ogni singola vittima oggetto di violenza a rompere il silenzio e ad affidarsi a noi. Danno la forza di continuare, perché in tutto questo io volevo dire ai nostri pregiatissimi relatori e relatrici che qui seduti tra noi ci sono le colleghe e i colleghi che fanno parte dello sportello dalla loro parte, e che qui abbiamo deciso di aprirlo anche ad altri colleghi, perché ci sembrava uno spreco rimanere a parlarci tra noi, perché tutto ciò che si dice qui è spendibile in ogni momento anche nei nostri studi legali. Però ho veramente il piacere di dire a tutti i relatori, a tutte le relatrici, che qui ci sono i colleghi e le colleghe dello sportello che ogni giorno sono in prima linea per questo bel progetto. Grazie davvero, signor Questore, siamo veramente stati onorati di ascoltare queste parole. Passo la parola immediatamente alla dottoressa Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, grazie al quale Dipartimento noi oggi siamo qui a poter parlare.
Grazie in particolare a Valentina Romano, che tanto proprio si è spesa per questo progetto. Grazie a voi dell'invito. Io vi dico da dove nasce l'idea e poi si collega in realtà a quello che è stato l'intervento che mi ha preceduto. Il Ministero metteva a disposizione delle risorse finalizzate a fornire supporto alle vittime di reato in generale, cioè il presupposto del Ministero era il finanziamento viene concesso laddove si guarda ai reati in generale, quindi alle donne vittime di violenza, all'usura, allo sfruttamento, all'immigrazione, quindi doveva essere uno sportello nella logica ministeriale generalista. Questo, diciamo, negli ultimi anni il Dipartimento Welfare non aveva presentato progettualità, vi erano dei progetti pregressi in cui mai si era pensato di coinvolgere gli ordini professionali e in particolare l'ordine degli avvocati. Quando io invece ho ricevuto, diciamo, il documento del Ministero che mi dettava le regole, che in realtà non mi diceva con chi dovevo realizzare il progetto ma solo i requisiti che vi ho appena indicato, forse perché io vengo da quella professione, è stato il mio primo pensiero. Cioè, quello che per me era il presupposto è che gli avvocati non costituiscono soltanto l'interfaccia del sistema giustizia nel civile, nel penale, nell'amministrativo, ma spesso svolgono un ruolo in cui ritengo che a volte non siamo formati adeguati, no? Le forze dell'ordine che svolgono quel ruolo e che costituiscono anche interfaccia con il cittadino prima del reato, eccetera, sono già formati, è stato detto prima, hanno effettuato tutta una serie di percorsi formativi che consentono di approcciarsi nel modo corretto. Questo per noi avvocati non era avvenuto, nonostante in realtà ci capita quando viene un cliente in studio, a volte non si limita a lasciare dei documenti e raccontare un fatto che ha una valenza documentale di difesa processuale, a volte esterna anche qualcosa di diverso, ti mette a conoscenza di problematiche. Allora a quel punto credo che sia necessario che anche noi avvocati siamo pronti da un lato a dire le parole giuste, che non è facile perché non è semplice sapere cosa dire e cosa no, dall'altro a indirizzare, perché il nostro compito è anche quello: laddove qualcuno ci esponga un problema, noi dobbiamo essere in grado di indirizzarli a tutto il sistema che esiste e che li tutela. Perché c'è un sistema che è fatto delle forze dell'ordine, è fatto dalla magistratura, è fatto da associazioni del terzo settore che si occupano di alcune problematiche in particolare e che lo fanno correttamente, con passione, che sono di supporto. Esiste il sistema dei servizi sociali che sono chiamati a dare una mano. Quindi nel momento in cui il cliente espone un problema che è diverso dal mero problema giudiziario, noi dobbiamo essere in grado di sapergli descrivere quella che è la mappa di quello che offre lo Stato, di quello che offre la Regione, di quello che offrono i comuni con i servizi sociali, perché questo deve dare il senso di sicurezza. Cioè il mio presupposto è cercare di dimostrare ai cittadini che lo Stato esiste con i vari servizi che offre e con i vari soggetti coinvolti nell'erogare i vari servizi. Perché questo deve anche tranquillizzare. Si parlava prima della violenza sulle donne, no? Dobbiamo fare, è vero, un lavoro culturale per far capire che cos'è la violenza, e noi come Regione lo facciamo, ogni anno organizziamo delle campagne che sono di sensibilizzazione e di informazione. Quest'anno lo preannuncio perché poi la giornata, diciamo, che a fine novembre comincerà, un anno collegato allo sport, quindi la violenza alle donne e lo sport. Quindi cercheremo di attivare questo meccanismo anche di dialogo tra i due mondi, che speriamo sia utile. Però serve anche questo, cioè serve far capire, guardate che in realtà esistono tanti servizi sul territorio che vi possono dare una mano, non siete soli, al di là del tipo di reato di cui siete stati vittime. Quindi poiché anche gli avvocati, ed è così, sono a volte il primo interlocutore del cittadino, dice vado, mi chiedo anche un consiglio, perché mi sono trovata anch'io che mi occupavo di un settore completamente diverso, che è l'amministrativo, che dovrebbe essere un po' più sterile, però poi uno si ritrova nel rapporto di fiducia e ti racconta qualcosa di estraneo a quel settore, no? Che è prettamente documentale, allora ti trovi in difficoltà.
perché non sai cosa dire, non sai qual è la parola giusta e magari non hai neanche gli strumenti per dare le informazioni complete e compiute. Questo invece fa sì che il cittadino sappia che esistono anche gli ordini degli avvocati che ti possono indicare tutti gli strumenti possibili. Quello che noi stiamo cercando di mettere in piedi è questo, cioè non è uno sportello che ha uno scopo di difesa, è uno sportello che ha lo scopo dell'ascolto e poi di indicare a colui che viene ascoltato quali sono i servizi a cui si può rivolgere per risolvere quel problema. Questo è, lo so che non è semplice, ne parlavamo prima, cioè è una cosa nuova, non è stata mai fatta, quindi è chiaro che nessuno si aspetta che domani mattina ci sia la fila, ma per mille ragioni, un po' perché un servizio va conosciuto e quindi c'è un tempo per conoscere il servizio, un po' perché c'è un fattore culturale, quindi dobbiamo lavorare su entrambi i fronti, ma io credo, perché l'ho visto e quindi mi hai ringraziata per essere venuta, io invece ringrazio voi perché so il lavoro che state facendo e lo so adesso anche quanto sono le risorse economiche a disposizione, che sono esigue. Quindi io credo che davvero ci state mettendo come ordine degli avvocati tutto l'impegno possibile. Sicuramente ci vorrà del tempo per metterlo a regime, cercheremo di creare anche un manuale che ci possa facilitare nel dare le mappe dei servizi presenti. Lo faremo con il tempo per migliorare tutti quanti. Noi, come anche per noi regione, è un esperimento, quindi stiamo tutti facendo un esperimento, un nuovo progetto, ne valuteremo gli esiti in modo da comprendere se è un progetto che può essere, può proseguire, se va aggiustato, se invece non ha ottenuto il successo che noi speravamo e soprattutto non ha dato ai cittadini l'utilità che noi speriamo di dare, perché poi noi lo facciamo tutti quanti, quindi anche gli avvocati, per questo, cioè per dare un'utilità al cittadino. Lo scopo poi finale per noi è questo, quindi siamo tutti qua a sperimentare. Io ho visto il programma del Vario, quindi non entro in interventi di natura tecnica, e ho visto anche che avete affrontato, avete utilizzato in uno degli interventi il tema dell'empatia. Ecco, l'empatia è fondamentale. Io, adesso che ci siamo anche occupati di recente di un altro tema su cui il welfare non era mai intervenuto, che è quello del bullismo e cyberbullismo, che diciamo, è una questione abbastanza delicata, e io che, ripeto, sono un avvocato, non ho competenze sociologiche, psicologiche o pedagogiche, chiaramente mi sono messa a cercare e studiare per cercare di saperne di più sotto profili differenti dal mio. Ecco, io ho scoperto, perché lo dico, non lo sapevo, che un fattore determinante è l'empatia e che ci sono esperimenti, ma peraltro diciamo molto risalenti nel tempo, che dimostrano che nel momento in cui tra due individui riesci a eliminare l'empatia, e diciamo sono stati fatti un esperimento creando carcerieri e carcerati partendo da persone apparentemente diciamo senza problematiche particolari, loro hanno adottato dei semplici strumenti tipo gli occhiali da sole per non guardare eccetera, dopo una settimana hanno dovuto interrompere l'esperimento perché erano... Grazie ancora a tutti, buon lavoro. Ringrazio l'Ordine degli Avvocati di Lecce, in particolare la dottoressa Guido che mi ha permesso quest'oggi di essere qui. Ringrazio tutti i relatori intervenuti. Come diceva il Presidente, tratteremo la violenza di genere e l'usura, in cui partendo da quella che è la violenza di genere, così come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha voluto definirla nel 1993 come ogni atto di violenza che è dato sul genere, che abbia come risultato probabilmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sia essa sessuale o psicologica, incluse eventualmente anche le minacce, la circoscrizione o privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata. È chiaro che di violenza di genere non è soltanto il tipo di violenza fisica, ma è anche tipo di violenza psicologica, sessuale, contro qualunque tipo di persona o anche gruppo di persone. Per capire poi fino a dove ci si può spingere per poter poi
iniziare a parlare della violenza di genere, occorre tenere in maniera differenziata la violenza e il conflitto. Molti di noi quotidianamente hanno, è chiaro, facendo anche questa professione, dei conflitti molto spesso anche animati, e lo si fa per far valere ciascuno le proprie idee, ma è chiaro che da parte di un soggetto e da parte dell'altro soggetto vi è uno scopo, che è quello di dover riuscire a giungere ad una negoziazione tra due parti per raggiungere una soluzione che può essere più o meno condivisa. Ebbene, quando manca questo scopo e vi è in realtà la sopraffazione da parte di un soggetto nei confronti di un altro, che può essere sia a livello fisico, anche a livello psicologico, oppure ancora anche a livello economico, lo vedremo successivamente, bene, in questo caso sicuramente avremo la violenza con una predominanza da parte di un soggetto nei confronti dell'altro. Qual è lo scopo? È quello che si mira all'annullamento da parte di un soggetto, e quindi è chiaro che in questa maniera possiamo sicuramente parlare di violenza, la violenza di genere, poi possiamo avere violenza psicologica, violenza fisica, la violenza sessuale, economica, domestica. Poi abbiamo anche lo stalking, e poi vorrei soffermarmi giusto due secondi sul femminicidio, che forse è quello più in assoluto conosciuto. Ebbene, non bisogna però riuscire, nel momento in cui si va a parlare di femminicidio, non va ad esprimere tanto il genere della vittima, ma va in realtà a prendere in considerazione il movente. Quindi di femminicidio noi andiamo a parlare quando alla base dell'atto si riscontra un movente connesso a quella che è la violenza di genere. Quali sono state le motivazioni che si sono cercate per tentare di capire a cosa sia dovuta questa violenza, che cosa può far scattare in un individuo? Da dei sondaggi che sono stati effettuati, vi è sia il basso livello di istruzione, che molto spesso si va a riscontrare, e vi è anche l'abuso di alcol, la disparità di genere. Accertare la violenza come un fatto culturale o aver assistito magari anche a delle scene di violenza a livello familiare. Quindi ne derivano poi disturbi a livello psicologico, quale può essere la depressione, un post-traumatico, da stress, e quello che molto spesso si viene a riscontrare è che si tenta di far passare le vittime quali già titolate, quali soggetti deboli o patologici, ancor prima di aver subito la violenza. Questo appunto per tentare di dare una scusante magari a quella che è stata l'azione. Purtroppo molto spesso l'abuso, molto spesso, quasi sempre, viene tenuto nascosto per varie problematiche che poi più dai successivi relatori verranno maggiormente specificate. Abbiamo una violenza sommersa, che è quella che avviene per la maggior parte, una sommersa dichiarata ma non denunciata, e in pochi casi che invece vengono denunciati. Quest'anno finalmente in Italia abbiamo avuto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge numero 153 del 5 maggio, in cui sono 7 articoli, ma quello più importante riguarda una relazione che viene ad essere fatta appunto a scopo di statistica, per tentare di capire e coinvolgere anche le strutture sanitarie pubbliche, al fine di conoscere appunto quante persone vengono ad essere soggette di violenza. È chiaro che il lockdown e questi due anni che abbiamo passato non hanno aiutato. Basti pensare che complessivamente nel 2021 abbiamo avuto la bellezza di 14.651 casi in più rispetto agli altri anni. Ma un fattore che mi ha lasciato veramente sorpreso è che le donne che sono state vittime di violenza, una su tre è a reddito zero. Questo fa capire il perché molto spesso probabilmente non vengono
denunciate le diverse violenze. Lockdown e crisi economica che ha sviluppato ancora di più maggiormente anche l'usura, l'usura che alle volte è improvvisa e imprevedibile, può essere data da vari fattori che possono andare dalla mancanza di lavoro, possono andare da aspettative di reddito che non riescono ad essere realizzate, però molto spesso ci troviamo dinanzi anche a delle situazioni più disparate, quale può essere addirittura un divorzio, perché come tutti noi ben sappiamo, molto spesso chi prima di divorziare faceva una vita agiata, successivamente col divorzio purtroppo si trova in delle situazioni economiche veramente critiche, oppure altri casi. Quello che mi ha lasciato colpito è una testimonianza che una partita, si chiamano partite libere, da ben 20 anni un ristoratore ha voluto dare una definizione dell'usura. Si è dovuto rivolgere agli usurai per far fronte, a suo dire, non riusciva a pagare le bollette, le banche non riuscivano più a fargli credito. Lui ha definito l'usura come il cane che si morde la coda, dicendo che i pochi soldi che riusciva ormai a portare a casa servivano semplicemente per pagare solo una parte degli interessi che gli venivano richiesti. Successivamente si è rivolto a delle associazioni del territorio, gli usurai sono stati poi successivamente arrestati e lo Stato fortunatamente è venuto incontro perché ha fatto sì che potesse accedere appunto al fondo di solidarietà e anche all'interruzione di quelle che sono le sospensioni dei termini di esecuzione. Negli ultimi anni l'usura è cambiata, l'usura è totalmente modificata. Se prima si poteva parlare del cosiddetto, passatemi il termine, usuraio di quartiere, ora non è più così. Non è più così perché ci sono anche insospettabili commercianti e professionisti, l'usura dei cosiddetti colletti bianchi, che si è sviluppata anche da parte di intermediari al solo fine di avere un piccolo, anche se un piccolo, ma guadagno immediato. Addirittura ci sono dei soggetti che fanno da prestanome per non far risalire a chi poi effettivamente è il finanziatore. L'evidente redditività di questa attività purtroppo fa sì che sia un istituto spinto appunto dalla crisi economica che si stia maggiormente sviluppando. E accanto a quelli che sono purtroppo i tradizionali metodi che vengono attuati per il recupero, che sono chiaramente quelli intimidatori, vanno di pari passo, e qui sicuramente potranno essere meglio di me le testimonianze, le relazioni che successivamente ci saranno, i modi di credito per poter poi recuperare e assoggettare psicologicamente ed economicamente il debitore, che sono i titoli di credito, le cambiali e gli assegni che vengono rilasciati, al fine appunto di poter effettuare delle procedure esecutive e avere un immediato rapidamente azionabile. Questo però fanno sì che in questa maniera vi sia, come dicevo prima, come ha detto anche il questore in precedenza, un assoggettamento psicologico totale da parte della vittima, perché se poi non si pagherà vi potrà anche essere il rilievo totale dell'azienda o anche la compartecipazione stessa. Io la mia introduzione ho terminato, adesso cedo la parola alla dottoressa Valeria Mignone, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Lecce, che ci parlerà dell'inquadramento normativo relativamente a due. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Diciamo, è stato estremamente accolto con piacere perché me l'ha fatto la mia amica Simona Guido, alla quale voglio davvero bene perché si propone, si impegna, ci mette tutta se stessa delle cose, mantenendo veramente un profilo etico unico. Quindi grazie, anche se ho detto non ho fatto nemmeno in tempo a sistemare gli appunti, però non potevo dire di no. Quindi grazie a tutti per l'invito. Non credo di dover parlare di due profili. Penso che, diciamo, mi limiterò a parlare.
l'inquadramento normativo della violenza di genere. Penso che per il resto ci sia l'avvocatessa che mi succederà, insomma, e potrà parlare in maniera più compiuta. Io mi vorrei muovere nel solco del questore, e non è solo la repressione a poter dare una risposta alla violenza di genere, e si dovrebbe andare verso la prevenzione, certamente, e sebbene la legislazione italiana abbia trattato molto spesso la violenza di genere a livello emergenziale, legiferando con una serie di decreti legge, io vi volevo dire che non è così. È un fenomeno diciamo che certamente ha le sue radici culturali, è un fenomeno che desta allarme sociale, e questo senz'altro, ma non è un fenomeno che può essere adeguatamente trattato con legislazione di emergenza. E difatti il reato famosissimo di stalking del 612 bis è stato introdotto con un decreto legge dell'11-2009, e il decreto legge 11-2009 diciamo ha avuto la forza di operare questa riduzione di quelle condotte materiali di quelle condotte materiali che fino a quel momento avevano delle configurazioni di fattispecie non appaganti rispetto al fenomeno, per cui diciamo veniva individuato separatamente il reato di lesioni piuttosto che il reato di minaccia, piuttosto che il reato di violenza privata, quando il soggetto, lo stalker, inseguiva la vittima con la macchina determinandone l'arresto per poterla maggiormente la pedinare, eccetera. Quindi era una fatica inquadrare tutte queste condotte e cogliere quel dolo. Devo dire che la norma, nella sua formulazione, è una norma ben fatta, a mio modo di vedere, anche se poi ne è stato fatto un grande abuso, e di questo alla fine del mio intervento vorrei fare una qualche considerazione insieme a voi. L'opportunità che mi date di avere un confronto con gli avvocati è troppo ghiotta per dirvi che cosa sta succedendo. Stiamo andando verso la patologia, insomma, delle denunce. Vi spiegherò in che senso. Marco Albanese lo sa bene. Diciamo, quindi l'atteggiamento è di chiunque, no? Molesta, con condotte reiterate, minaccia, molesta in modo da provocare un grave e perdurante stato d'ansia, ovvero del generale il timore per l'incolumità propria o dei propri familiari, da quelli legati con relazione affettiva. Attenzione, che è la prima volta che viene usata questa terminologia, non coniuge, non compagno, ma relazione affettiva, che poi la Cassazione svilupperà in un certo modo. Viene introdotta appunto l'ammonimento, quella misura di prevenzione di cui vi parlava il questore, si dà la possibilità alla vittima di non accedere immediatamente alla querela, ma di adire, insomma, il questore a ciò che il soggetto venga ammonito. Diventerà poi procedibile d'ufficio nel momento in cui l'ammonito continuerà, reiterà nelle sue condotte, e viene introdotto a livello procedurale l'articolo 282 ter, cioè il divieto di avvicinarsi alla parte offesa ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Quindi diventa la parte offesa il fulcro della protezione, non solo l'allontanamento dalla casa familiare, ma il divieto di avvicinamento. Quindi abbiamo fatto un passo avanti con questo decreto legge. Il successivo sarà il decreto legge del 2013, 93 del 2016, ancora una volta decreto legge. Ma che cosa è successo nel frattempo? Io lo so che dopo di me ci sarà un intervento che vi parlerà della normativa internazionale, però un accenno lo devo fare, perché la normativa nazionale dialoga con la normativa internazionale, vale a dire le norme sono di adeguamento agli indirizzi internazionali. Quindi che forza c'era stato nel frattempo? C'era stata la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e c'era stata la direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2012-29 Unione Europea, che rappresentano delle pietre miliari. Rappresentano delle pietre miliari perché innanzitutto la Convenzione di Istanbul ci dice, ma io faccio solo quest'altro
valorizzato l'accenno del gestore, all'articolo 3, dicevo, ci dà la definizione, l'articolo 5 titola obblighi degli stati e dovuta diligenza. Gli stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne, ma come lo Stato. Certo, quindi diciamo nel momento in cui arriva la sentenza Calvis contro l'Italia nel marzo 2017, io onestamente sono stata, come devo dire, fulminata da questa sentenza, che trattava lo Stato italiano in un modo in cui io avevo immaginato solo il Messico, e non voglio a tutti come in Messico ci sia uno Stato, una cittadina, la Ciudad Juárez, nello Stato del Chihuahua, dove le donne vengono ammazzate dal 93 con una media di almeno 300 all'anno, quindi là è il fulcro del femminicidio. E perché? Perché lo Stato non garantisce la vittima, lo Stato è assente, e questa è la violenza istituzionale. Senza la violenza istituzionale, che è quella che stigmatizza la Talpis contro Italia, la vittima, diciamo, se c'è questa violenza istituzionale, la vittima non può avere garanzie, è lo Stato che si deve muovere. Infatti la Talpis contro Italia del 2017 ci dice, diciamo, sanziona l'Italia perché ha violato l'articolo 2 della Convenzione dei diritti, vale a dire l'obbligo di protezione, proprio quell'obbligo di protezione che lo Stato deve garantire. Ha violato l'articolo 3, cioè il divieto di trattamenti inumani, non ha svolto gli obblighi, i suoi obblighi positivi, e quindi mi ha riecheggiato quello che Marcela Lagarde, l'antropologa messicana, proprio con riguardo al fenomeno dei femminicidi di Ciudad Juárez diceva, e io questo ve lo riporto per come l'ha detto lei, perché non potrei trovare espressione migliore: il femminicidio coinvolge regole restrittive, politiche predatorie e modi alienanti di che insieme costituiscono l'oppressione di genere, e la loro realizzazione radicale porta all'eliminazione simbolica e concreta delle donne e al controllo del resto. Il femminicidio richiede complicità e consenso, accettando molteplici principi concatenanti. Poi prosegue e conclude: e lasciare le donne senza ragione, senza parola, senza essere in grado di rimuovere tali violenza. E di conseguenza scoprire che lo Stato italiano nel 2017, nonostante i decreti legge di adeguamento a quella che era la spinta internazionale, si riscopre uno Stato che non sia in grado di proteggere la vittima, onestamente per me ha costituito una sorpresa. E da incredula me la sono andata a leggere tutta la sentenza, e ve la vorrei, diciamo, riassumere per somme linee, non leggere la sentenza, ma dirvi in che cosa consiste la violenza istituzionale: nell'incapacità di saper cogliere quella continuità nella condotta del predatore, del, diciamo, dell'aguzzino. Perché questa donna aveva denunciato ben 7 volte le violenze, ma la nostra maledetta statistica di pubblici ministeri e di polizia l'ha vista, quelle denunce, come qualcosa di cui liberarsi. In pratica di questa donna nessuno si è fatto carico, come dico io, non ne l'ho caricata. Ecco quello che la legislazione internazionale e nazionale cerca di dirci: ce ne dobbiamo caricare. Ma se continuiamo a interpretare in maniera burocratizzata le norme, comprese le deleghe che facciamo al nostro Marco Albanese, nonostante la denuncia sia stata presa in maniera adeguata, perché la legge ci dice che dopo 3 giorni noi comunque dobbiamo delegare la polizia giudiziaria, non usciamo da tutto questo. Perché? Però un attimo vi spiegherò perché. E quindi che cosa era successo? Era successo che questa donna, cercherò di andare veramente
velocemente. Una prima volta, a giugno 2012, viene picchiata dal marito, denuncia le lesioni riportate, ma non fa querela, benché sia stata picchiata sia madre sia figlia, però denuncia. Quindi viene trattata separatamente, viene archiviata per mancanza di querela. Nell'agosto denuncia una violenza sessuale consumata dal marito e da una serie di amici del marito autorizzati, con il coltello. Verrà, viene archiviata ancora una volta per le lesioni perché si è aggravata dall'uso del coltello perché non presenta querela, e si fa un decreto penale, una sanzione amministrativa per porto abusivo di coltello. Nel settembre denuncia ancora maltrattamenti, minacce, eccetera, questa volta presenta la querela, ma viene sentita 7 mesi dopo dal magistrato, nell'aprile. Nel frattempo, ha perso quell'impulso che l'aveva portata a querelare e ridimensiona il comportamento del marito, e ancora una volta vengono archiviate le lesioni, anzi no, per le lesioni c'è un decreto innanzi al giudice di pace. Nell'ottobre 2013 un nuovo episodio e una nuova ammenda. Nel novembre chiama la polizia, racconta di una violenza lite perché nel frattempo il marito aveva ricevuto il decreto di citazione innanzi al giudice di pace, lo ricoverano in ospedale, lo rimettono a casa, arrivato a casa tenta di ammazzare la moglie e di stipare il figlio davanti, ammazza il figlio. Allora, quando parliamo di Stato che non riesce a svolgere i suoi obblighi positivi di garanzia, noi parliamo di questo Stato, di uno Stato che tratta in maniera parcellizzata, in maniera scomponendo quello che in realtà, perché questa donna qualcuno se la doveva caricare, qualcuno se la doveva sentire, qualcuno doveva capire che cosa stesse succedendo, qualcuno doveva andare a vedere in un ufficio di procura se per caso in precedenza costei avesse presentato altre denunce o altre querele. E allora, prima di questo, sull'onda, della convenzione di Istanbul e della direttiva del Parlamento Europeo, che ancora una volta stigmatizza, che ne considerava l'articolo 18, la violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e nascosto, perché se non lo affrontiamo come problema sociale continuiamo a parlare di emergenza, noi non riusciremo mai a farvi fronte, in grado di causare un trauma fisico, emotivo, psicologico nella donna, proprio da parte di chi lei si dovrebbe fidare. E quindi, a fronte di questa spinta internazionale, variamo il decreto legge. Il legislatore si è sforzato di rendere più incisivi i suoi strumenti, innanzitutto ampliando il concetto di relazione affettiva e introducendolo anche nell'articolo 609 ter comma quinto, come aggravante della violenza sessuale quando sia stato commesso da persona che abbia con la vittima una relazione affettiva, quindi né convivente né compagno, dice la Cassazione. Comunque ci deve essere, usa il termine, implica comunque un certo coefficiente di stabilità e di significativa durata, così la definisce la Cassazione. Introduzione dell'aggravante per il reato di stalking qualora commesso dal coniuge, anche se separato, la nuova aggravante inedita nell'articolo 61,5. Numero 11 quinquies, l'aggravante della violenza assistita quando i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nei reati di maltrattamento, vengano commessi fatti in presenza di o in danno di un minore di anni 18, la cosiddetta violenza assistita. Prevede che la remissione deve essere esclusivamente processuale, qua apro un capitolo. Oggi processuale, seguendo la linea delle remissioni comuni, viene fatta per essere processuale o innanzi al pubblico ministero o innanzi alla polizia giudiziaria. È un
ugualmente processuale, ma forse quella sottolineatura di remissione di querela processuale forse stava a significare che doveva essere proprio il magistrato a doverne apprezzare la spontaneità, ancora una volta contro la burocratizzazione. Mi rimette la querela, mi archivio e mi tolgo davanti questo fascicolo. No, io voglio capire, devo capire, non c'è più l'uso di sentire personalmente né di interrogare, perché l'indagine comporta tempo. Allora, quando una giovane collega mi dice: ma io che faccio in questo caso? Come mi devo comportare? È attendibile? Ma lui, vedilo, interrogalo, sentilo, sentilo, guardalo, percepisci, cerca di capire, vedi. Come una volta una venne da me, si presentò volendo rimettere la querela col marito con un livido in faccia meraviglioso, quindi voglio dire: signora, non esiste, ma io la voglio rimettere, ma non la rimetti, denunciami per violenza privata, fai quello che vuoi, questa è una spada di Damocle che rimane. Dopo che mi chiama il marito, mi dice: presento tua moglie, la vuole rimettere, ma io non la rimetto, per 2 anni me la tengo, cioè se fosse possibile nel limite dell'indagine ti sorveglierò per quello che serve. Questo significa caricato, quindi anche a livello processuale questa normativa, questo decreto legge interviene ampliando la partecipazione a dibattimento, quindi in esecuzione della direttiva, quindi un obbligo di informazione maggiore alla donna previsto dall'articolo 101, una maggiore consapevolezza dei suoi diritti, diritto al gratuito patrocinio e ancora una volta un'informazione che serva a rendere la donna consapevole, partecipe del procedimento e non solo vittima. La richiesta di archiviazione che deve essere notificata anche alla vittima, sebbene non ne abbia fatto espressa richiesta nella querela, il 415 bis da notificare anche alla persona offesa, eccetera. Quindi tutto questo, ma soprattutto abbiamo anche una modifica delle disposizioni di attuazione del 132 delle bis delle disposizioni di attuazione, una priorità nella trattazione dei casi. E così arriviamo, sempre dopo, diciamo, sulla spinta della norme delle direttive internazionali, arriviamo al decreto legislativo del 15 novembre 2015 212, e ci occupiamo principalmente del processo. Devono essere banditi, così come prescrive la direttiva, i rischi di vittimizzazione secondaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la donna, io che ho partecipato ai primi processi quando ancora queste norme non c'erano, che la donna era esposta alla cross examination pura, la donna che quindi veniva crossata, che aveva molto spesso presentato più denunce e più querele, l'avvocato bravo che contestava una determinata denuncia, una determinata querela, benché lei l'avesse arricchita e avesse reso dichiarazioni diverse in altra querela, mettendola in difficoltà. Quante volte abbiamo dovuto interrompere l'esame della parte offesa e io chiedevo che fosse verbalizzata, a questo punto la parte offesa piange. Molto spesso i giudici neanche, cioè lo sospendevano, interrompevano la registrazione. No, la registrazione deve continuare, la registrazione deve essere tale che si deve sentire il pianto, si deve sentire la difficoltà, si devono sentire i silenzi, si deve sentire tutto questo. Quindi prima questa era la donna, quella donna che era costretta dallo Stato a procedere a un bilanciamento fra il costo del trauma che doveva soffrire con il processo e l'assoggettamento del colpevole alla sanzione. Quindi in un costo, in un bilanciamento tra costi e benefici, sceglieva di non affrontare il processo. Molto spesso rimettendo la querela, ridimensionando, dicendo mi sono sbagliata. Ecco l'importanza di questo decreto legislativo che interviene proprio nella fase processuale, cercando di tutelare in ogni modo, diciamo, nell'ambito del processo, ma non solo, perché interviene anche sulle informazioni alla persona offesa, che sin dal primo contatto con l'autorità precedente deve essere informata di tutto un elenco che arriva fino all'AP, che non vi sto a dire, il diritto di avere informazioni sul proprio caso,
della CEDU, perché deve essere data, quindi interessa anche l'esecuzione, immediata comunicazione dei provvedimenti di scarcerazione, perché devi sapere chi si trova di fronte, della cessazione della misura di sicurezza, eccetera. E all'articolo 94, viva Dio, finalmente la definizione di vulnerabilità, quella condizione di vulnerabilità che rende, diciamo, la vittima un soggetto non uguale agli altri nel processo, proprio perché è vulnerabile, vulnerabili come coloro che sono vittime di caporalato, un concetto che ritorna sempre più spesso nei protocolli internazionali e che ci dice che molto spesso il consenso delle vittime vulnerabili, torniamo alla revisione della querela, è un consenso che deve essere validato, deve essere studiato, deve essere inteso nella sua correttezza. E poi arriviamo alle tutele sia nella fase dell'indagine sia nella fase dibattimentale, l'assistenza quando rende dichiarazione alla PG nel caso in cui sia un soggetto particolarmente vulnerabile, di uno esperto psicologo o psichiatra, e stessa assistenza dovrà avere al dibattimento, ma soprattutto assunzione della prova con modalità dirette anche nella fase dell'indagine preliminare. Tutto quello che oggi sembra scontato, vi posso garantire che prima del 2015 scontato non era. Riuscire ad avere uno schermo di protezione al dibattimento, riuscire ad avere uno schermo di protezione al momento in cui la vittima veniva ascoltata era una conquista. Bisognava trovare il magistrato uomo particolarmente sensibile a queste esigenze che ci accordasse il favore di far sentire la vittima con modalità protette. Ecco perché tutta questa fase l'abbiamo sofferta, diciamo, in maniera particolare. E dopo questa sentenza Talpis contro Italia, dove scopriamo di essere come il Messico, la risposta è la legge 69 del 2019. E si opera anche in questo caso, ho praticamente finito, vi chiedo scusa se mi sono dilungata, però per sommi si interviene sia a livello sostanziale che a livello processuale. A livello sostanziale, con la creazione di nuove fattispecie di reato, tutte quelle di cui sentivamo parlare nel corso delle cronache giudiziarie, innanzitutto anche la violazione, viene, diciamo, assume autonoma fattispecie di reato la violazione dell'obbligo del divieto di avvicinamento alla vittima o ai luoghi da questa frequentata, costituisce un'autonoma fattispecie di reato. Poi lo straccio della riforma Cartabia prevederà l'arresto, che è una grande cosa, mentre prima in flagranza di reato, mentre prima si doveva richiedere la sostituzione della misura aggravandola, che comportava un certo lasso temporale che poteva consentire, insomma, all'aguzzino di proseguire nella sua azione. Il reato di costruzione e induzione al matrimonio, per la verità, di questa tipologia di reato statisticamente io ancora ne ho percepito poco, cioè nel senso che il nostro territorio non ha troppe denunce, poi mi correggerà Marco Albanese, di costruzione e induzione al matrimonio con minaccia o con violenza. E finalmente il revenge porno, quella diffusione di immagini capite nella vita privata che poi vengono, insomma, diffuse e che hanno avuto un costo di vite umane, diciamo, anche in termini di suicidio, quindi quanto mai opportuno che se ne facesse un'autonoma fattispecie di reato. E dunque anche intervengono una serie di aggravanti, va bene, e soprattutto intervengono delle riforme, quelle a cui facevo accenno prima e su cui voglio il confronto degli avvocati. Allora, la polizia giudiziaria deve riferire immediatamente della notizia di reato, anche oralmente, e comunque sia deve seguire comunicazione scritta. La nostra polizia, che c'è qui questore, non è d'atto, è particolarmente attenta. Marco Albanese sta a raccogliere le deposizioni della parte offesa in una maniera, cioè di un'esaustività e di un approccio assolutamente corretto. Ove ciò venga fatto, sembra veramente incredibile che poi si debba nuovamente, come prescrive la legge, procedere alla delega entro 3 giorni dalla ricezione della notizia di reato, mortificando, diciamo, sia il lavoro della polizia. Ecco perché ci vuole sempre un poco di buonsenso, ci vuole un poco di buonsenso, nel senso che noi
eccetera, quindi viene incastellata come, 12, come codice rosso, fine giornata, ore 12, quando non si ha una notizia di quelle insomma che passano col turno, vedo una media di 12-15 notizie di reato che mi vengono passate come codice rosso. Da quello che definiamo ormai stalking condominiale, che ne pensi la Cassazione, io non rubricherò mai lo stalking, mettetelo in testa. Non è che esiste lo stalking e non esistono altre tipologie di reati, non è che non ci sia la violenza privata, non è che non ci siano le minacce, ma lo spirito della legge, qual è? Io ho parlato delle direttive internazionali, che cosa dobbiamo proteggere? Dobbiamo proteggere la vittima effettivamente vulnerabile, che non è che il vicino che mi ha messo la macchina in modo che io non posso uscire la mia e mi tira a briciole ogni giorno quando esco da casa, mi procura una strada larga. Come dico a quelle che scrivono, stavano denunciando te, ma se uno mi dice cretina, scema, ma pure in ufficio mi dico col collega e mi viene uno stato d'ansia. Cioè se uno è portato per lo stato d'ansia anche se dice, se ti guardano storta ti viene, non è storico. Riserviamo gli strumenti predisposti dalla legge, stalking, maltrattamento, per quella protezione dei beni che la legge ha voluto. Ma sapete perché? Perché poi noi dobbiamo riuscire a individuare in quelli 12 quale sia veramente meritevole di tutela. E questo porta a un disgregarsi dell'attenzione, perché vederne i 12 è diverso. Quindi il mio invito qual è? Ripeto, non è che è una trattazione prioritaria, perché è vero che vado in pensione tra un anno e mezzo, con questo concludo, ma finché ci sto io all'iscrizione notizie di reato, in qualunque modo delle querele sia qualificato, siccome rivendico la qualificazione della notizia di reato come atto del pubblico ministero, abbiamo visto, stalking condominiali non ne rubricherò, ci sono 4.000 altri reati, a meno che non ci siano state delle manifestazioni già tali da poter immaginare, ma nessuno, noi non possiamo parare l'impossibile dell'imprevedibile, ci sarà sempre il vicino, come quello che ha sentito gli schiamazzi dell'altra sera, che si arma di arco, tira la freccia e ammazza. Non ci può essere prevenzione rispetto a questo, non ci può essere prevenzione rispetto al vicino che butta le briciole che presenta. Pertanto, se volete proseguire su questa linea, aspettate un anno e mezzo, come dicono nelle intercettazioni, questa quando se ne fa in pensione. Tra un anno e mezzo. Grazie. Aprile 2022 nel caso Landi contro Italia, e dico una
occasioni, in virtù proprio di quella violenza istituzionale a cui ha accennato la dottoressa Mignone, ahimè, dal 2017 ad oggi sono ancora le stesse. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ancora condanna l'Italia per violazione dell'articolo 2, diritto alla vita, per violazione dell'articolo 3, trattamento, divieto di trattamenti inumani e degradanti, per violazione dell'articolo 8, per rispetto della vita privata e familiare, e per violazione dell'articolo 14, divieto di discriminazione. Ma vi dico anche un'altra cosa in più, ancora più grave, che l'Italia il 18 luglio scorso ha subito una condanna da parte del Comitato ONU in materia, mi ricollego sempre a quello che ha accennato la dottoressa Mignone, in materia di vittimizzazione secondaria per discriminazione nelle aule di giustizia. E ve lo leggo testualmente, ha detto il Comitato ONU. Viene l'Italia condannata per discriminazione nelle aule di giustizia, per differente trattamento in sede giudiziaria, per dichiarazioni rese da una donna vittima di violenza, quindi sto facendo in questo caso riferimento alla violenza di genere rispetto alla donna, poco considerate rispetto al maggior peso dato a quelle rese dall'imputato, richiamando il Comitato ONU gli obblighi positivi degli Stati, quindi si sta riferendo a chi? Se degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea, tenuti ad eliminare ogni forma di stereotipo e di discriminazione anche di accesso alla giustizia. E il Comitato ONU ci dice anche un'altra cosa. Attenzione Italia, non è stata rispettata un'adeguata diffusione tra gli operatori del diritto della conoscenza della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e dei suoi protocolli e di interventi con misure legislative, e qui mi riferisco al consenso di cui ha accennato la dottoressa Mignone, per garantire che l'onere della prova non sia debitamente oneroso per la vittima e che l'aspetto del consenso sia considerato determinante. Entro 6 mesi da questa condanna da parte dell'ONU, l'Italia dovrà fornire al Comitato informazioni sulle misure adottate e se ha superato tale indicazione. Sì, grazie. Perché ho accennato ad un altro aspetto, obblighi positivi degli Stati. Voglio partire subito da una premessa. L'Italia, ma non farò solo riferimento all'Italia perché il mio argomento sarà la violenza di genere in Europa, aderisce sia al Consiglio d'Europa che all'Unione Europea. Questo significa che l'Italia è soggetta anche al diritto vivente, cioè sia alle sentenze alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi a quelli che sono i principi e i diritti prescritti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che ai diritti prescritti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, assoggettata quindi al diritto vivente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ma che succede sotto il profilo legislativo nel momento in cui ci dovessimo rendere conto che una norma di legge contrasta con un principio, un diritto, una libertà prescritta dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo? Sappiamo che le sentenze della Corte EU non sono sentenze che hanno, non c'è nessuna norma della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che ne riconosce efficacia diretta. Ma questo non significa, ai sensi dell'articolo 46, che gli Stati non sono tenuti ad adeguarsi a quelle che sono le indicazioni che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dispone attraverso le sue sentenze. Quindi hanno il dovere di intervenire per adeguarsi a quanto dettato dalla sentenza della Corte EU, evidentemente in maniera, questo è differente rispetto a quelle che è invece il valore e l'efficacia diretta delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 244 e 256 del testo unico europeo. E l'Italia si è adeguata a
alla sentenza Talpis. Evidentemente, se abbiamo subito una condanna, ad aprile scorso un'ulteriore condanna da parte della Convenzione della Corte Europea? No. Evidentemente, se il Comitato ONU ci dice il 18 luglio, ci condanna per vittimizzazione secondaria? No. E vi dico anche un'altra, mi permetto di dirvi anche un'altra cosa, che in tutte le sentenze emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di violenza di genere, la Corte lo ha ripetuto più volte e ci dice: è ormai necessario e non è più rinviabile in Italia una riforma organica e seria che affronti la violenza contro le donne non in chiave repressiva, come è stato fatto sinora, dato che il fenomeno, e questa è statistica, non accenna a diminuire, ma in chiave preventiva, e come detto dalla dottoressa Mignone, e in chiave di riconoscimento della violenza. Ma evidentemente la violenza di genere non riguarda soltanto le donne, e ce lo dice questo, la slide che appena è dietro di me, in cui evidentemente in un'attività svolta dal Parlamento Europeo in uno dei suoi numerosi sondaggi si evidenzia come la violenza di genere, questo è un sondaggio aggiornato al 2 aprile 2022, riguardi anche i crimini di odio contro, di cui se ne parla da poco e permettetemi, contro le persone LGBTQ, che sono anche considerate sotto il profilo europeo come soggetti vulnerabili, quindi significa che alle quali viene riconosciuto un particolare tipo di assistenza, di protezione, di difesa, e non accenna a diminuire la violenza contro le persone LGBTQ, al contrario. L'Italia ancora non è stata condannata in materia, ma sono state condannate altri paesi aderenti al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea in materia di reati generati dall'odio contro le persone LGBTQ, e sono tre paesi in particolare: Lituania, Bulgaria e Croazia. Lituania e Bulgaria, nonostante siano paesi aderenti al Consiglio d'Europa, quindi significa che dovrebbero essere, sono soggetti, non dovrebbero, al controllo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono paesi che hanno firmato, ma ad oggi non ancora ratificato, la Convenzione di Istanbul. Il Parlamento Europeo il 18 ottobre scorso è intervenuto nell'immediato con una risoluzione che indirizza il governo ad intervenire sull'aumento dei reati generati contro le persone LGBTQ, quindi sulla lotta contro i crimini d'odio. Espressione evidentemente, questo lo ha già detto il collega, espressione evidentemente che si fonda su discriminazioni basate sulla identità di genere. Risoluzione europea che nasce da un accadimento del 12 ottobre in Slovacchia, altro paese aderente al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea, dove si verifica un reato omofobo quando un uomo di estrema destra spara indiscriminatamente contro un bar LGBTQ. E la Slovacchia, perché mi chiederete, il Parlamento Europeo, nonostante più volte sia intervenuto, interviene nell'immediatezza? 12 ottobre si verifica il fatto in Slovacchia, 18 ottobre emette la proposta di risoluzione. Beh, perché iniziamo a farci qualche domanda, perché se è pur vero che è la Slovacchia, perché siamo in Europa e ce le dobbiamo fare queste domande, perché se è pur vero che la Slovacchia è un paese ancora ad oggi prettamente conservatore, nonostante aderisca al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea, tanto da ritenere, da proibire le unioni tra persone dello stesso sesso, quindi non garantendo alcuna protezione giuridica, è un paese che aderisce come l'Italia al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea. E questo non possiamo fare finta che di nulla, perché aderire al Consiglio d'Europa significa che il custode per eccellenza dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia,
polizia che ha il compito di sollecitare i legislatori nazionali ad intervenire in presenza di vuoti normativi o in presenza di discordanze quando non si rispettano questi principi fondamentali. E se la Slovacchia aderisce all'Unione Europea, che in virtù dei trattati ha come obiettivo primario quello di garantire una democrazia unica europea, non possiamo non tenere conto di queste frammentazioni, consentitemelo di dirlo, discrasie sotto il profilo europeo. Ogni paese gestisce, disciplina, affronta, nonostante aderisca al Consiglio d'Europa, all'Unione Europea, in maniera autonoma la violenza di genere. E questa frammentazione in una libera circolazione delle persone nel rispetto del titolo quinto del testo sul funzionamento dell'Unione Europea non ce la dobbiamo e non ce la possiamo più permettere, perché altrimenti non possiamo parlare a livello europeo di uno spazio di sicurezza e giustizia che dobbiamo garantire a ciascuno di noi, a ciascuna persona. La Corte Europea, e lo dice soprattutto nella sentenza di condanna contro la Bulgaria, e ora vi dirò perché, ce lo dice in quasi tutte le sentenze, però fate attenzione, soprattutto voi avvocati quando ricorrete innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non sono né un quarto grado di giudizio, né non mi devo sostituire alla legislazione nazionale, al legislatore nazionale. E proprio in materia di reati d'odio contro le persone LGBTQ, ha sollecitato in una delle recentissime sentenze di condanna di marzo scorso la Bulgaria ad intervenire per non soltanto ratificare la Convenzione di Istanbul, che mette in rilievo uno dei principi cardini della battaglia contro le violenze di genere, che è quello della prevenzione, ma invita anche la Bulgaria a riformare il proprio codice penale affinché i reati violenti basati sull'orientamento sessuale reale o percepito siano riconosciuti come aggravati. Rispetto alla Bulgaria, il Parlamento europeo, insieme al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, quindi in materia di violenza di genere contro le donne, rileva sul punto un grave vuoto di tutela normativa ed è sempre un paese aderente al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea. Ancora più grave, e lo ha accennato il collega, con la violenza di genere online, con la violenza di genere virtuale. Perché, mi chiederete? Beh, perché lì poi c'è la dimensione transnazionale. C'è ancora più grave identificarla e affrontarla perché l'autore della violenza potrebbe trovarsi in uno stato differente rispetto all'autore della vittima. E quando noi dobbiamo affrontare la violenza di genere virtuale, che evidenzia proprio la natura transfrontaliera, dobbiamo sapere la normativa dello stato in cui risiede abitualmente l'autore del reato e dello stato risiede abitualmente la presunta vittima dell'azione di violenza. Questo significa che oggi noi operatori del diritto non ci possiamo più permettere di non conoscere quella che è la normativa degli stati membri che insieme a noi, quando affrontiamo la violenza di genere, ma anche quando affrontiamo altre questioni che riguardano che cosa? La tutela dei diritti fondamentali della persona, aderiscono al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea. E ho accennato prima, e che cosa accade nel momento in cui una normativa italiana non dovesse essere conforme ad un principio, legge, diritto della Corte e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo? Noi abbiamo un importantissimo articolo nella nostra Costituzione, l'articolo 117, che è un mantra. Dobbiamo dire grazie alla riforma del titolo quinto. L'articolo 117 ci dice, nel momento in cui in virtù del rispetto impone alla potestà legislativa statale e regionale il rispetto di quelli che sono gli obblighi internazionali.
Quindi significa che nel momento in cui una norma ordinaria, interna, dovesse contrastare un principio della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice, che ha il compito, l'autorità giudiziaria, che ha il compito di garantire che cosa? Non la produzione delle leggi, ma la corretta interpretazione ed applicazione della normativa, solleva la questione di legittimità costituzionale in virtù di quel sistema di cosiddetto della norma interposta, perché la norma CEDU è interposta tra legislazione ordinaria e norma costituzionale. Autorevole dottrina ci dice, allora possiamo parlare di un'efficacia indiretta delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma quello che in realtà il compito che la Corte ha è quello soltanto di garantire la corretta interpretazione ed applicazione della Convenzione Europea rispetto agli Stati che hanno aderito al Consiglio d'Europa. Sul rapporto, vi voglio fare questo accenno e mi avvio verso le conclusioni, anche se sulla normativa europea ci sarebbe tanto da dire, sul rapporto tra giudicato interno civile e Corte EDU voglio fare solo l'accenno ad una sentenza della nostra Suprema Corte di Cassazione del 2022, numero 15.102, che precisa: in caso di contrasto tra legge interna e disposizione CEDU, non sanabile in via interpretativa, il giudice non può disapplicare il diritto interno, ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell'articolo 117 della nostra Costituzione. Continua, la Suprema Corte dice, attenzione, anche l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna lascerebbe tuttavia fermo il giudicato, secondo il principio per cui la dichiarazione di incostituzionalità, pur avendo effetto retroattivo, non incide sui rapporti giuridici esauriti. Vi invito a leggere questa sentenza perché è meravigliosa, è un principio enunciato già dalla Suprema Corte nel 2019 con la sentenza numero 21002. Mi avvio verso le conclusioni per dirvi che, sempre in una prospettiva di fronteggiare la violenza di nuova prospettiva europea, di fronteggiare la violenza di genere, però evidentemente, e questo ce lo dobbiamo mettere un po' nella testa un po' tutti, in una prospettiva di prevenzione, in sede internazionale importantissimo è il ruolo svolto dalle organizzazioni sovranazionali, che di tipo regionale è il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, di tipo universale è l'ONU. Quindi una condanna che noi subiamo da parte del Comitato ONU non è una condanna da non dover tenere o da poter non tenere in considerazione. Tanto che il Parlamento Europeo, data la gravità del fenomeno, ha ritenuto di considerare la violazione della violenza di genere contro le donne, contro le persone LGBTQ, nell'ambito dei procedimenti di cui l'articolo 7 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea. Mi chiederete che cos'è, collega, questo articolo 7? È la cosiddetta clausola di sospensione, ovvero nel momento in cui uno Stato membro aderisce all'Unione Europea significa che gli vengono riconosciuti dei diritti di adesione. Nel momento in cui, ci dice il Parlamento Europeo, lo Stato membro non dovesse però rispettare quelli che sono i principi e valori cardini su cui l'Unione Europea si fonda, Stato di diritto, democrazia, tutela dei diritti fondamentali della persona, si può procedere ad una sospensione dell'adesione. E chi controlla se l'Italia non si adegua a quanto prescritto da una sentenza della Corte Europea in determinati tempi? Evidentemente c'è un organo predisposto a questo, che è il Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri, qualora, ma questo è un extrema ratio, si dovesse verificare una grave inadempienza da parte dello Stato membro, può anche decidere
di sospenderlo dalla rappresentanza del Consiglio d'Europa o invitarlo a ritirarsi. Questo discorso, a che cosa vuole comunque portare? Beh, che forse è arrivato il momento, e non voglio fare propaganda in questo senso, per carità, di credere nel dialogo tra le corti, di credere nel dialogo tra le supreme corti nazionali e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E noi abbiamo un protocollo che è entrato in vigore il 1 agosto del 2018, che è il protocollo 16, che consente agli stati membri nazionali di poter, nel caso di incertezza di una corretta interpretazione e applicazione della Convenzione EU, di poter chiedere un parere consultivo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per evitare che cosa? Per evitare quello che sono i numerosi ricorsi che la Corte Europea è costretta a dover trattare. L'Italia ancora oggi non ha ratificato il protocollo 16. Concludo con il riferimento al fatto che comunque ancora oggi esistono differenze sostanziali in Europa di disciplina della violenza di genere. L'Unione Europea interviene attraverso le direttive e la direttiva ambientale, certamente la direttiva numero 29 del 2012, che di cui si è accennato prima, ma di cui ne abbiamo grandemente parlato anche la scorsa volta. E in merito a questo concludo dicendovi che altra prospettiva dell'Unione Europea è quella di intervenire sull'articolo 83 in materia di diritto penale sostanziale europeo del testo sul funzionamento dell'Unione Europea. L'articolo 83, paragrafo primo comma, ci dice: il Parlamento Europeo e il Consiglio possono, mediante direttive, dettare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale. L'obiettivo del legislatore europeo attraverso questo articolo è proprio quella dell'armonizzazione, cioè intervenire con il medesimo strumento giuridico. Infatti noi vediamo che in materia di violenza di genere si parla di direttive, non di regolamenti, quindi armonizzare. La prospettiva qual è? Il secondo comma del paragrafo primo dell'articolo 83 li elenca tassativamente quelli che sono i reati particolarmente gravi. Tra questi reati è necessario includere violenza di genere, la protezione delle persone LGBTQ, quindi evidentemente reato d'odio, l'incitamento all'odio, includendo l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Questi interventi ci riconducono a quella rafforzata tutela del Trattato di Lisbona del 2017. La violenza di genere nei confronti delle donne, nei confronti delle persone LGBTQ, nei confronti di quel gruppo di persone che vengono discriminate in base al loro orientamento sessuale o in base alle loro convinzioni personali, è un fenomeno strutturale, lo abbiamo detto anche la scorsa volta. Significa, e ce lo dice la slide, che produce degli effetti non solo sotto il profilo personale, 56% della perdita della qualità di vita, ma anche sotto il profilo sociale, 30% della perdita della capacità produttiva. E se abbiamo una perdita della capacità produttiva, quindi attraverso quel fenomeno che noi chiamiamo isolamento sociale, evidentemente non conviene neanche all'Unione Europea questo aumento del fenomeno. Perché? Perché l'obiettivo dell'Unione Europea è quello di garantire lo sviluppo economico dei paesi aderenti. E se noi invece provochiamo un isolamento delle vittime di reato, si riduce che cosa? La partecipazione attiva delle persone. Che espressione di democrazia? Concludo con l'ultimo punto, 14% costo diretto dei servizi, quindi servizi assistenziali, intervento dei servizi sociali, intervento delle strutture protette, sistema giudiziario, sistema ospedaliero,
Anche qui il Parlamento europeo è intervenuto dichiarando che è necessario riconoscere quei servizi come servizi essenziali nei confronti delle persone vittime di reato. Ecco perché io dico grazie a chi, come la consigliera Simona Guido, si è tanto spesa per questo sportello, perché è una grande forma, veicolo di sensibilizzazione, ma anche di formazione a cui noi operatori del diritto in rete non possiamo più sottrarci. Grazie. Grazie Margherita Zecca. Ora abbiamo il dottor Marco Albanese, responsabile della terza sezione investigativa reati contro la persona, minori e sessuali della squadra mobile di Lecce, e ci vorrà l'intervento delle forze dell'ordine. Sì, grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Permettetemi di ringraziare intanto il signor Questore, tanto con la sua presenza attesta quanto la Polizia di Stato, la Questura di Lecce in particolare, sia attenta e sensibile a quello che è il fenomeno della violenza di genere in generale. E anche la dottoressa Mignone, che per me è una sponda sicura e quindi è sicura, perché mi permetto di aprire, prima di passare a quello che è il nostro intervento, con degli spunti di riflessione. Intanto tutti i reati che rientrano in quello che è il fenomeno cosiddetto della violenza di genere va trattato in maniera totalmente diversa da quello che è il plasma dei reati in genere. Cioè, io provenivo da un'altra sezione che si occupava di reati contro il patrimonio, dato che era possibile addirittura creare un profiling dell'autore di un determinato reato, tanto da poter in qualche modo anche prevedere la commissione di stessi reati da parte degli stessi soggetti. Per quanto riguarda invece i reati di cui alla cosiddetta violenza di genere, che tra l'altro, nonostante i numerosissimi interventi normativi ad oggi in Italia, non risponde ancora ad una definizione giuridica propria, è complicato, perché a differenza di quello che si può pensare per alcuni tipi di reati, come ad esempio il furto, la rapina, che trovano spesso radice anche in un sottostato culturale di base, per quanto riguarda invece i reati di violenza di genere anche in ambito familiare, gli atti persecutori, non abbiamo un profilo tipico modello di autore, e gli strati culturali e i centri sociali entro i quali si spesso nascondono fenomeni di questo tipo sono veramente più disparati. Poi vi darò un po' di numeri che in qualche modo hanno sorpreso anche me quando poi ho fatto, nonostante non sia molto amante dei numeri, perché sono sempre spersonalizzanti rispetto alle singole fattispecie, di fatto però la statistica ci dà dei dati su cui ragionare per come poi affrontare questi fenomeni. Un altro dato molto importante è che sono circa 25 anni che lo Stato cerca di intervenire con una serie di normative, sia di emergenza o di correttivi, anche poi cambiando gli articoli del codice penale, soprattutto in questa tipologia di reati, proprio perché l'evoluzione dei tempi ha portato nuove figure ovviamente criminose, che prima non venivano considerate come venivano trattate con differenti realtà processuali, ma soprattutto anche una diversa percezione di alcuni comportamenti che fino a un certo periodo non sono stati anche in qualche modo tollerati. Penso addirittura a quella che era l'attenuante dei reati di impeto, che in qualche modo riconosciuto, era una violazione del diritto, ma di fatto era riconosciuto a una persona che agiva sotto l'impulso un attenuante. E il problema qual è? Che questo tipo di reati molto spesso, quando parliamo poi di esiti più nefasti, deriva proprio da un'imprevedibilità di quella che è lo stato emotivo, psicologico, spesso anche psichiatrico, di chi in qualche modo si trova ad essere l'autore. Vedete i numeri, non ho i dati del 2022 completi, perché di solito un esame e un'analisi di quello che è accaduto nell'anno si fa a fine novembre e viene poi riportata a dicembre, ma già un'analisi dei dati in relazione alle fattispecie di reato che si sono verificate nel 2021 ci dà una chiave di lettura importante, soprattutto perché viene all'indomani di una chiusura che un pochino tutti noi ci aspettavamo come nefasta, quando invece il 2021 ha riscontrato un aumento dei reati, soprattutto di questo tipo rispetto al 2020, è stato l'anno in cui in realtà ci sono state molte più chiusure, quindi costrizioni tra virgolette domestiche e familiari.
e parliamo quest'anno, nel 2021, scusatemi, di circa 40.000 casi di maltrattamento all'anno, 20.000 di stalking, e non parlo di, come dire, non rimondo necessariamente a vittime donne, perché poi vedremo come, ad esempio, uno dei reati più destra all'arte sociale, quale dovrebbe essere lo sfiguramento del volto, cioè creare danni permanenti al viso, solo il 22% dei casi è trova come vittima donna. Questo è un dato molto significativo, perché molto spesso poi l'informazione che passa è quella che è più sensazionalista, quindi non si parla di un malessere che in qualche modo non tocca soltanto le donne come persone offese, ma toccano in generale il profilo di ambienti familiari, relazionali. Un altro fenomeno che sta emergendo in questi ultimi anni è anche quello delle cosiddette baby gang, e senza andare a guardare i fenomeni più gravi come nelle città come quelli di Milano, quelli di Napoli, Roma, che tra l'altro rispondono a problematiche sociali anche diverse, già la presenza in alcune città, anche piccole, anche in qualche modo molto molto tranquille, di gruppetti di ragazzini che in qualche modo, anche in maniera goliardica, ma sistematicamente mettono in atto dei comportamenti vessatori nei confronti di altri coetanei o di piccoli gesti che potremmo definire anche bravate, ma che poi nel tempo diventano più circostanziate a singoli episodi, ci dà l'idea di come è cambiato un po' il modo di relazionarsi ed è cambiata anche un pochino la sofferenza, forse umana, sociale. Ecco perché l'attenzione delle forze di polizia, della procura e di tutti gli attori che noi ci auguriamo che riescano sempre più, perché come ha detto il signor Questore prima, la dottoressa Mignone poi, c'è bisogno di tanti protagonisti nel contrasto a questo fenomeno, perché se è vero che c'è una legislazione sempre più copiosa che ci fornisce gli strumenti per fronteggiare queste problematiche, è vero che poi, subito dopo, c'è bisogno di tante strutture di supporto alle vittime che non possono essere lasciate sole nel momento in cui poi hanno denunciato. Ed è uno dei motivi per cui fino ad oggi molto spesso il sommerso rimaneva sommerso. Perché una persona che non aveva, ad esempio, se è vero che effettivamente ci sono tante donne che subiscono maltrattamenti, vessazioni, anche solo psicologici, non solo fisici, è vero che molto spesso la denuncia non arriva proprio perché l'idea dell'alternativa è di rimanere soli, di non avere una fonte di reddito, molto spesso che magari è unica da parte del marito, di non avere il supporto delle istituzioni, nell'affrontare anche tutto un percorso. E soprattutto, io volevo ricordare anche che una delle ultime direttive europee imponeva la realizzazione, quello che poi le nostre questure hanno realizzato con il Ministero dell'Interno attraverso il protocollo Zeus, che è un aiuto anche al maltrattante, perché molto spesso è forse la persona che in primis avrebbe avuto e ha bisogno di aiuto, per cui la sottoposizione a dei percorsi, di attivitativi, di recupero, che molto spesso possono anche ridare una serenità familiare in delle situazioni ovviamente non gravi, ma anche possono portare ad un'interruzione di problematiche prima ancora che si arrivi alla gravità. Io alcuni dati che li voglio dare però, proprio a suffragio di quello che si può pensare che substrati culturali di un certo tipo possano portare ad un aumento di questo tipo di reati. Bene, c'è stato un aumento indiscriminato dal punto di vista geografico delle sanzioni, delle misure, diciamo, precautelari, quindi ammonimenti del questore o divieti di avvicinamento, allontanamento della casa familiare. Abbiamo riscontrato ovviamente un aumento anche delle violazioni a tali misure. Paradossalmente le violazioni a tali misure sono state riscontrate nella maggior parte dei casi nelle regioni Sicilia, Lazio, Lombardia e Piemonte. Quindi tendenzialmente regioni con radici culturali, storiche, di tradizioni, anche dal punto di vista economico, sicuramente diverse. Quindi questo ci dimostra ancora una volta come sia difficile combattere un fenomeno che di fatto non ha una ipotizzabilità in relazione alle singole fattispecie. Quello che vi posso dire però è che è cresciuta anche molto la fiducia nei confronti delle istituzioni. Probabilmente l'attività di prevenzione che ha portato, io non vorrei sembrare il profeta in patria, ma devo dire che negli ultimi anni la città di Lecce ha riscontrato un aumento sicuramente delle denunce e delle attività. Io personalmente dicevo, dovrei sapere che al mese, che con memoria di lavoro diciamo
No, però devo dire anche che posso contare su una squadra di lavoro con dei collaboratori altamente specializzati, posso contare sulla sinergia anche con gli altri uffici, qui c'è anche il dirigente della divisione anticrimine che si occupa ovviamente di tutti quelli, di tutte quelle attività che in qualche modo possono portare ad una risoluzione prima ancora di coinvolgere la procura, quindi gli ammonimenti e quant'altro. Ci sono tantissimi strumenti a disposizione, addirittura anche il codice civile in maniera molto proficua ci aiuta nel momento in cui si vuole ottenere un provvedimento immediato, quindi con il 403, attraverso sempre ovviamente il confronto con il magistrato, ma consente alla polizia giudiziaria di intervenire nell'immediatezza dei fatti. Adesso ho visto che sono riportate alcune modifiche anche al 403 per evitare, come dire, le scelte frettolose. Mi preoccupo, devo dire, ho visto il disegno di legge che dovrebbe entrare in vigore a breve, si spera, mi preoccupo un po' il fatto che sia ammessa la querela orale, cioè senza qualcosa di scritto, senza informativo della persona. Questo perché a fronte della curiosissima attività legislativa c'è da riscontrare ovviamente delle criticità in campo, quali quelle che ha sottolineato la dottoressa Pignone, quale ad esempio dell'immediatezza dei fatti, la massima collaboratività da parte della persona offesa, da parte dei parenti, la massima predisposizione alla denuncia che svanisce nel momento in cui l'operatore di polizia esce da quella casa, per cui poi quando dobbiamo andare a risentire le persone, a chiamare le persone testimoni dei fatti, ad avere in qualche modo, a dover costruire un quadro probatorio sicuramente ancora più copioso, riscontriamo molto spesso la difficoltà di quelle persone che passano la testa, come si potrebbe dire. E questo ovviamente è un dato che potrebbe essere peggiorativo nel momento in cui si ammette ad esempio l'adozione di una misura cautelare, quindi l'arresto in flagranza, per i reati che diventeranno a breve di parte le nuove disposizioni e che prevedono la comunicazione via orale. Io chiamo il magistrato e riferisco che la signora Caglia è intenzionata a correre il marito e il giorno dopo, anche se magari di interrogatorio di garanzia, va a partire con l'avvocato una bella lettera che dice: io non ho mai detto alla collaboratore di polizia che volevo denunciare il marito. Cosa che avviene già, oggi c'è il foglio di carta dove la signora ha posto in calce la firma sulle dichiarazioni che in qualche modo garantisce un pochino l'operato delle forze di polizia e della procura che hanno in quel momento operato. Vi dirò di più, era una dicotomia pazzesca che spero che questa sia in qualche modo bypassata dalle nuove normative. Codice rosso che nel 2019 sembrava aver risolto i problemi dell'umanità e veniva accolto da cittadini ed avvocati con come dire, il provvedimento che avrebbe risolto una società, con tantissimi gap, tra cui il primo, quello che non si poteva addirittura neanche arrestare in flagranza di reato chi era risultato inottemperante ai divieti di avvicinamento. Riforma del gruppo Bagattabbia che prevede l'arresto in flagranza, ma praticamente con l'obbligo di liberarlo perché non si poteva avere la misura cautelare, perché la previsione ambientale era inferiore, non c'era la previsione all'interno del 203, quindi in pratica arrestavamo dopo tre giorni, ok, bravo, perfetto, convalidato, vado fuori. A discapito di cosa fondamentalmente? Dell'effetto anche deterrente. Ma una persona che già viola il provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e che quindi ha dimostrato di essere sicuramente pericoloso socialmente, perché non ha dimostrato di non aver ricevuto nessuna lezione da un provvedimento che è di fatto una misura cautelare, e dopo tre giorni si vede scarcerato e in qualche modo si sta dicendo tutto sommato non è così grave quello che ha fatto. Quindi io mi auguro che tutti noi ci auguriamo che in qualche modo anche questo piccolo gap venga in qualche modo risolto. Oltre a parliamo di protocolli di polizia, devo dire che la Polizia di Stato fa di quello che è il suo motto la polizia di prossimità, quindi la polizia della gente, la polizia della gente, un pochino l'ordine del giorno, perché poi ci piace far vedere che non siamo soltanto delle persone che intervengono per reprimere un reato, ma essenzialmente la repressione avviene quando in qualche modo qualcosa è sfuggito, qualcosa è fallito, quindi l'attività di prevenzione che mi sento di dire e di ringraziare anche il signor Questore, ci fornisce ogni giorno gli strumenti più adatti per poi mettere in campo quello che sono le nostre forze, e avviene anche con la collaborazione dei cittadini.
Perché se è vero che molto spesso la denuncia da parte della persona offesa è in qualche modo deve essere coadiuvata, è vero anche che chi sa, chi ha assistito è fondamentale nel dare il primo aiuto, perché probabilmente poi se noi veniamo a conoscenza di una situazione e prendiamo in carico quella situazione, la persona offesa in qualche modo già si vede abbattuto un muro che da sola probabilmente non riesce ad abbattere, e ad aprire una porta che da sola probabilmente non si sente di voler aprire. Quindi l'aiuto delle persone è anche per esempio quello che facciamo attraverso le incursioni che vengono nelle scuole, perché parte proprio dall'educazione dei nostri piccoli quello che è una cultura della legalità e del rispetto. E quindi vi dico anche che è capitato che a seguito di incontri con le scuole primarie e secondarie abbiamo ricevuto poi dei feedback di ragazzini che hanno raccontato ai genitori situazioni familiari. Quindi la collaborazione di tutti è fondamentale affinché le forze dell'ordine, la questura, la polizia di Stato possano, e la procura ovviamente insieme a noi, possano lavorare e ottenere dei risultati che poi fondamentalmente sono quelli della nostra sicurezza e della salvaguardia di tutti noi. Grazie. Incardinati in vari contesti istituzionali che intervengono a vario titolo nelle diverse fasi dell'iter procedurale, dall'ascolto alla denuncia, alla protezione, alla presa in carico dei servizi. E il mio discorso sarà centrale soprattutto rispetto alla presa in carico dei servizi. Però faccio delle premesse. Questo filo rosso che attraversa tutte le professioni e istituzioni presuppone conoscenza, formazione specialistica e dialogo costruttivo, finalizzato a sostenere le donne che denunciano la violenza subita all'interno di una relazione, guardate bene, che è nata da un innamoramento. Quando la dottoressa Mignone parlava di vulnerabilità, io ritornerò un po' su questo concetto dal punto di vista emotivo relazionale, ha detto una cosa fondamentale: se noi non concepiamo, non ragioniamo, non comprendiamo il concetto di vulnerabilità, quando l'operatore o l'assistente sociale non formato dice ma lei dice di amare questo, quindi non vuole denunciarlo, perché la denuncia per i servizi specialistici presenti sul territorio, che sono tutti presidiati gli ambiti, dai centri antiviolenza, delle kit specialistiche, e ci raccontano, ma la signora è un punto di arrivo la denuncia, non è un punto di partenza, quindi noi dobbiamo aiutarla a mettere fuori, a riconoscere la violenza, neanche la donna riconosce le violenze subite. Quando noi andiamo a pari colloqui senza stressarla, dobbiamo andare a recuperare lo storico della sua vita, della relazione con quest'uomo. Di quest'uomo lei si è innamorata, non se l'è sposato, e quest'uomo non è sempre malvagio, sempre maltrattante. Allora la tendenza a mantenere una relazione, un ricordo affettivo e emotivo è fondamentale per questa donna, si aggrappa al positivo. Il negativo viene offuscato da che cosa? La violenza nel tempo, reiterata, donne che subiscono violenze da anni, logora il sistema interno, non è in grado di reagire, ecco la vulnerabilità, non è in grado di rispondere e andare verso una dinamica.
dinamica, diciamo, con le maltrattanti, il famoso ciclo della violenza è corrosivo, viene lesa, allora tutti coloro che, che hanno a che fare con la donna devono comprendere la vulnerabilità e devono comprendere che questo suo andare e tornare, denuncia e ritorna, denuncia e ritorna. Noi abbiamo donne nel centro di violenza, 4 ritiri di denuncia, e abbiamo una donna islamica radicalizzata che è dal 2017-2018 in casa rifugio, con danni e costi per noi, per tutta la comunità, altissimi. Noi abbiamo speso 20.000 euro di casa rifugio, adesso sta altri progetti per una serie di problemi. Ritornando al discorso della vulnerabilità, quindi all'interno di questa relazione che ha avuto inizio da un innamoramento, in cui c'è poi una dipendenza affettiva che la rende incapace e vulnerabile, così come il decreto legislativo del 2012-2015. L'idea di fondo di questa direttiva è la condizione di vittima, non è una sorta di status collegato ad una determinata qualità personale o di tipo di reato. Indubbiamente la qualità soggettiva della vittima e la natura dell'offesa non sono indifferenti, però l'essere vittima, i rischi di esposizione a nuove offese o più semplicemente di patire conseguenze negative per il solo fatto di essere vittima e con la vittimizzazione secondaria di cui abbiamo parlato su questo tavolo, dipendono da caratteristiche così soggettive che non possono essere classificate. Ecco perché la legge è questa di 212 è generalista. I servizi specialistici, vi dicevo prima, esistono sul territorio regionale 27 centri antiviolenza, di cui uno a titolarità pubblica, a gestione pubblica, che è quello che io coordino, e sono anche stata l'ideatrice di questo centro antiviolenza, che lo coordino da 8 anni. E da 8 anni, dal 2014 al 2022, 21 perché ancora il dato, noi abbiamo accolto 120 donne. Sembrerà riduttivo il numero perché ci è sommerso, ma 120 donne hanno avuto il coraggio di arrivare da noi. E guardate bene, le donne arrivano al centro antiviolenza o da sole o grazie alle forze dell'ordine, non vengono inviate dai servizi, e questo è un vulnus. E i servizi, io sono, lotto tutti i giorni contro i miei colleghi perché non segnalo. Non segnalo. All'interno stesso dei servizi, gli operatori non formati non leggono la violenza. Per leggere la violenza bisogna capire di che cosa stiamo parlando. Le parole hanno un significato, un senso. Violenza di genere, violenza assistita, perché l'altra faccia della medaglia, quando dicono gli operatori, i miei colleghi, parto dal basso, gli operatori, sì, ma il bambino non era presente. Ma perché la violenza assistita, definita dal CISMAI, mi dice che è diretta o indiretta, è indiretta, diretta quando avviene nel suo campo percettivo, non la deve subire sul proprio corpo, la può anche percepire quando già sentore che c'è qualcosa che non va nel contesto familiare. E voi non avete idea della sofferenza che io sono costretta a vedere sistematicamente ai bambini, dai minori, quando loro hanno un doppio conflitto, il conflitto di lealtà, devono voler bene per crescere entrambi i genitori anche se un maltrattante, e questo non viene capito. Allora il ragazzo deve difendere la madre, sta attento perché ha paura che succeda, sta sempre in allarme, lo stress, e poi nello stesso tempo giudica la madre per non averlo tutelato. Perché la giudica? La giudica. Noi assistiamo a situazioni di violenze che la donna si è liberata dal maltrattante, ci sono processi in corso, il figlio maschio ha replicato il modello, ora la mamma subisce violenza dal figlio maschio. Perché? La non interruzione di quella violenza mi provoca una replica di quel modello. Ecco perché bisogna intervenire per interrompere quella convivenza con il maltrattato. La donna non denuncia perché ha paura di non essere creduta. Noi stessi operatori
già. Sì, però mi è sembrata un po' così insicura, incerta, no? Anzi, devo essere sincera, noi lavoriamo benissimo con le forze dell'ordine, la polizia, la dottoressa Martella, l'ispettore Rizzi, tutti lavoriamo benissimo, sono degli alleati strategici del centro antiviolenza del nostro territorio. Oggi abbiamo avuto un tavolo, un'equipe per un caso drammatico che dura dal 2017. Allora, poi ci sono le equipe multidisciplinari, si chiamano semplicemente ENI. Gli ambiti della nostra provincia, i 10 ambiti, sono tutti coperti da queste equipe. Il CAV fa l'accesso, quindi ascolto, codifica del bisogno, la relazione di genere, il regolamento regionale che definisce quale personale deve avere il centro di violenza deve essere tutto femminile. E poi c'è l'EMI, l'equipe che prende il carico anche attraverso percorsi di psicoterapia. Queste donne, noi abbiamo donne che sono in psicoterapia da anni, perché il trauma della violenza non è facile lavorarlo, c'è una ricaduta per tanto tempo, economica, lavorativa, psicologica, di salute. Queste donne hanno problemi di salute seri, stress, prendono psicofarmaci, alcune si sono date all'alcol perché devono rifugiarsi da qualche parte, devono trovare uno sfogo. Come CAV però noi abbiamo un alleato strategico, abbiamo un partner straordinario che è l'ADU. Io ringrazio Maria Grazia Zecca e tutto il presidente di tutti gli associati. Perché ci siamo associati con l'ADU? Perché il regolamento voleva donne, voleva avvocatesse e quindi avvocati dei diritti umani. Avvocati dei diritti umani. E la nostra Maria Grazia Zecca ne fa parte. E perché? Perché sono professioniste preparate e formate. Loro coprogettano con noi nei percorsi di prevenzione, nelle scuole, nei contesti scolastici, con le forze dell'ordine. Siamo venute a Lecce a fare formazione richiesta dal comando dei carabinieri insieme all'ADU. E poi fa la supervisione non soltanto gli operatori ma tutta la rete antiviolenza. Qualunque operatore dei nostri servizi ha bisogno di una consulenza specialistica, noi ci rivolgiamo all'ADU. Per essere dalla loro parte, come il titolo di questa giornata, occorre riflettere sulla differenza, e qui partiamo le note dolente del mio intervento, sì, perché io alla fine sarò un po' dura anche con gli organi giurisdizionali. Bisogna distinguere il conflitto dalla violenza. Lo sconfinamento delle due differenti forme di relazione in sede giurisdizionale, da questo sconfinamento deriva tutta una serie di prescrizioni. I provvedimenti il giudice li scrive in base alla lettura di quella narrazione, e se il giudice legge la narrazione come conflitto, noi siamo fregati, perché non possiamo fare mediazione, è vietato, non possiamo esporre il minore ad altri rischi, non possiamo fare tante cose. E cosa succede? Adesso ve lo spiego. Occorre sapere innanzitutto che l'ascolto in tutti gli ambiti professionali richiede conoscenza, già se ne è parlato su questo tavolo, formazione, empatia, ascolto attivo, non giudicante. Non dobbiamo mai giudicare. Ci sarà un processo, ci sarà un percorso, un iter. Noi operatori, tutti, forze dell'ordine, non dobbiamo giudicare. Perché la violenza è endemica, quindi diffusa e radicata in tutte le parti del mondo, sottostimata, visto l'esiguo numero di denunce da parte delle donne, multidimensionale, richiede una serie molteplice di professioni, di specializzazioni, è culturale e affonda le proprie radici in un modello culturale non ancora superato. Abbiamo detto, la dottoressa Vignone ha parlato, non è un problema emergenziale, è un problema strutturale, da questo rapporto di forza che dura da 40.000 anni, dove il potere maschile, l'uomo, il maschile esiste, il femminile si forma, dice qualcuno, anche negli articoli, no? Allora, a noi suona strano dire alcuni l'ingegnera, perché esiste l'ingegnera. Quindi è un problema di stereotipo, ecco perché bisogna fare molta prevenzione.
incontri nelle scuole, perché vado a lavorare con gli studenti, con gli adolescenti, con i ragazzi, dove bisogna cominciare a fare cultura. E quest'anno, e invito chiunque volesse farne parte, ho un progetto che già lo sto realizzando, sto cominciando a acquistare anche delle... ho acquistato tantissimi libri. La violenza si contrasta solo attraverso un'azione culturale. Bisogna conoscere di che cosa stiamo parlando. E quindi io farò un progetto che si chiamerà Cultura in Movimento, dove chiederò alle persone, di ogni adulti, che vogliono interfacciarsi e far parte di questo progetto, leggere un libro, ritornare nel focus e discuterne e fare e tramandare come un cerchio che si estende, no? Quindi se io conosco, io poi alla fine divento io, come dire, contagno qualcos'altro, no? Se io ho un'idea precisa di quello che sto dicendo, allora io nel discorso posso chiaramente confrontarmi su altri livelli. E parlando di dati, no? Visto che il mio tema era la casistica, nel mondo la violenza interessa, potrebbe sembrare retorico, ma è così, una donna su tre. In Italia il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica e sessuale. Io lavoro in un consultorio da 35 anni. Ho cominciato da tempo a fare una sorta di screening. Ma la sua relazione è una relazione buona, lei va d'accordo? Quando si stabilisce un ascolto, ti arrivano a dire sì, ma io ho avuto una violenza da bambina, e sono sempre violenze intrafamiliari, perché la violenza occasionale non si reitera, non si riprende, non si ripete. Occasionalmente uno ti può violare una volta, no? Ma la violenza di genere è un'altra cosa, e questo è un dato. Altro dato importante: gli omicidi sono diminuiti, ma i femminicidi aumentano. Nel 2021 l'incidenza dei femminicidi sul totale sarà al 41,9% a fronte di una diminuzione di omicidi volontari. Quindi siamo riusciti a far diminuire gli omicidi. Questi dati Istat, facilmente riconosciamo da consultare. Altro aspetto: per identificare la violenza, che cosa occorre? Riconoscere intanto che esiste una violenza maschile contro le donne e considerare che la violenza delle minori o dei minori è inscindibile da quella delle madri. Il coinvolgimento dei minori può avvenire dove? Come? Questi sono dati: durante la gravidanza, durante la separazione e dopo la separazione, quando magari qualcuno pensa che lui ha interrotto i suoi comportamenti. No, li reitera, è peggio. Perché non accetta che la donna abbia fatto una scelta di interrompere quella relazione malata. La pandemia sembra avere provocato un significativo impatto sulla dimensione del fenomeno. Infatti, da Istat nel 2020 si è registrato un importante incremento rispetto agli anni precedenti dei casi in cui i figli e le vittime, che sono rivolte al numero nazionale e dello Stoli, hanno assistito alla violenza. Il 35% hanno assistito alla violenza, ma il 10% dei figli lo hanno anche subita, perché la pandemia ha creato questo. Ora, per essere dalla loro parte, quindi occorre riconoscere non solo la violenza di genere, ma anche il conflitto e la violenza. Ci sono degli indicatori semplicissimi, anche una persona che... Per parlare di violenza, tre elementi: un danno irreversibile, fisico, abbiamo detto, psicologico, sociale, culturale, un fisico e psicologico, frutto di un atto intenzionale. Non sono d'accordo su quello che diceva prima il dottor Stefanizzi. La violenza, il violatore di violenza è una persona normale, solo il 12% ha un disturbo psico-caratteriale, gli altri sono tutti normali. Non sono persone. Il discorso della dipendenza, dell'alcolismo, è solo un elemento che non incide sulla violenza, altrimenti tutti i tossicodipendenti sarebbero dei maltrattanti, ma non è così. Quindi sono delle persone in grado di intendere di volere. La violenza è agita perché loro hanno un modello culturale interno e una modalità di comunicazione che hanno acquisito dalla propria famiglia. La maggior parte delle persone violente ha un sistema interno, che è un modello di riferimento familiare,
una violenza minimizzata. Se noi parliamo con le famiglie, io le ho conosciute tante, dove, ma io padre pure, e le madri delle donne che fanno denuncia sono complici. La madre non aiuta la donna, la madre della persona offesa, a liberarsi, anzi gli dice: ma anch'io ho subito. Poi si calma. Minimizzano. Chi vive in un contesto familiare violento è portato a minimizzare quello schiaffo, è normale, te la sei. Quante donne ci dicono: sì, vabbè, ma io l'ho provocato. Anche la donna stessa si giustifica, diventa essa stessa vittima secondaria della sua violenza. Quindi la risoluzione unilaterale del problema. La violenza è un atto che è volto ad eliminare la relazione, così come succede in guerra. Nel conflitto invece io voglio mantenere la relazione, posso avere una contrarietà, posso avere un modo diverso di vivere, ma io voglio mantenere la relazione, non la voglio distruggere. E questo è un indicatore. Ecco, ma perché è così difficile, quando viene raccontata una violenza, non avere questi tre elementi? La domanda è: chi ha paura e di chi? Questo bisogna, chi ha paura? La signora. E di chi ha paura? Di lui. Quindi quella è una violenza. La paura è rappresentata dalla violenza. E ora, nella parte finale del mio intervento, quella un pochino più dura, provvedimenti giurisdizionali e ripercussioni sui servizi. In questa parte l'attenzione è rivolta al lavoro svolto dai servizi e alla presa in carico di più servizi, partendo dalla prescrizione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dove spesso la violenza è narrata come relazione conflittuale, viene derubricata come un conflitto. E quindi gli interventi sono riconducibili nell'ambito di una relazione dove è possibile l'intervento mediativo. Quante volte gli avvocati vogliono fare mediazione e ad altre misure che altresì sono vietate nelle relazioni di violenza, articolo 48 della Convenzione di Istanbul, è vietata qualunque forma alternativa, nessuno può fare mediazione. L'osservatorio da cui io trago spunto per rappresentare l'equivoco conflitto-violenza insieme alle ripercussioni dei provvedimenti giudiziari è rappresentato dall'esperienza che ho avuto in questi 10 anni. È frequente nei dispositivi giurisdizionali una simmetria di genere, ossia nei confronti della donna che ha subito violenza i provvedimenti prevedono identiche prescrizioni rispetto a valutazione genitoriale, sospensione della responsabilità genitoriale, richiesta di CTU, mediazione familiare, spazi neutri. Io mi chiedo perché queste donne, ecco perché non denunciano, è inutile, perché le donne devono sottoporsi ad una valutazione genitoriale. È una donna incapace, è un bambino che è tranquillo, è un bambino, viene realizzata questa simmetria di genere. E vengono sottoposti a controlli, a monitoraggi, a incontri con gli psicologi, perché devono verificare che cosa? Se una madre malevola, se una madre che è, chiaramente può succedere una strumentalizzazione, ma nella maggior parte dei casi è una donna che ha sofferto, è un figlio che ha sofferto, che gli viene tolta anche la responsabilità genitoriale. E questi sono tutti i provvedimenti che ho, tutti. Per di più, nonostante in sede di denuncia o querela la persona offesa, la relazione di segnalazioni preveda l'ascolto dei testimoni, la donna non viene creduta. Noi abbiamo un caso, 10 testimoni. Ha fatto l'ascolto l'ispettore Rizzi, 10 testimoni, nell'arco di 3-4 anni. Si va avanti, anzi, c'è anche la minaccia che gli tolgono i figli alla signora. E della persona e la donna offesa. E lei mi ha detto: a sapere io non avrei denunciato e non mi sarei neanche separata. In che ambito? Nell'ambito civilistico, tribunale? Civile, penale. Ci sono le due, diciamo, tutti e due percorsi sono attivi, perché chiaramente lei si era già separata. No, diciamo, questa. Il tribunale dei minori. Tribunale dei minori. Sì, parlo di tribunale dei minori perché quando noi facciamo la segnalazione, noi inviamo la segnalazione anche al Tribunale dei Minori per la presa in carico. Tribunale dei Minori. Nei
provvedimenti vengono favoriti in forza della bigenitorialità, che è una legge che andrebbe modificata, gli affidamenti condivisi e gli spazi neutri. Quanti bambini, c'è stato più di un caso di un bambino ucciso proprio in sede del consultorio perché c'era uno spazio neutro, e quel bambino che è stato sgozzato dal padre messo nell'armadio. Il padre, il maltrattante, era agli arresti domiciliari, non so se ve lo ricordate, a Capodanno del 2021 mi pare che è accaduto, agli arresti domiciliari perché aveva coltellato il suo, diciamo, collega di lavoro, ed era risaputa la sua violenza, e la donna lo aveva detto, 4 denunce. Ha perso la vita il figlio perché doveva trascorrere, secondo le prescrizioni, il Natale con il padre. Sì, chiudo subito. Gli organi giudiziari, talvolta anche gli operatori dei servizi non adeguati o formati, hanno difficoltà a riconoscere le varie declinazioni della violenza maschile, compresa quella economica. Quindi gli organi valutano il danno subito sulla donna, non solo sul l'effetto fisico, ancora viene valutato solo il danno fisico, non il danno psicologico. L'effetto psicologico nessuno ce lo chiede. Quindi a questo scenario si giunge che l'impatto delle violenze amorose sono viste come avvenimenti isolati, sporadici, e poi di una scarsa conoscenza della sottovalutazione della relazione tra violenza sulle donne e violenza sui minori. Allora, un dato solamente. C'è stato un rapporto, un dato interessante è dato dal rapporto sulla violenza di genere domestica della realtà giudiziaria, svolto tra dicembre 2019 e 2020. Si evince che soltanto nel 12% delle procure italiane pone attenzione ai temi della violenza e un elevato livello di consapevolezza. Nei tribunali ordinari invece c'è un dato fondamentale: nel 95% delle separazioni giudiziarie non vengono quantificati gli atti di violenza domestica, sia sulla donna che sulla figlia, pur in presenza di denunce penali. In pratica i giudici civili spesso non tengono conto di ciò che accade nel penale, arrivano al paradosso ad affidare i minori ad un padre condannato per maltrattamenti. Secondo la Presidente, io concludo con questo, quanto ha detto la Presidente della Commissione sul femminicidio, esistono delle buone prassi, abbiamo un bellissimo impianto giuridico, esistono buoni pull che nel tempo si sono specializzati, però i dati di questa ricerca mostrano una seria sottovalutazione del fenomeno che non viene letto correttamente. E la domanda è: se la violenza non viene letta e riconosciuta, come possiamo reprimerla e soprattutto prevenirla? Siamo molto lontani dalla Convenzione di Istanbul. La maggiore carenza di specializzazione, dice nel rapporto della Commissione, emerge tra gli avvocati, tra i consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito del processo civile. Abbiamo ottime leggi, a cominciare con il Rosso, sebbene sono d'accordo che non ha modificato quasi nulla, applicabile però soltanto in parte. E c'è una sottovalutazione, troppo spesso la vera repressione, ecco perché il testo mi dice, non dobbiamo fare leggi per il repressivo, ok, ma la prevenzione scatta dopo che la violenza si trasforma nell'irreparabile, nel femminicidio. Io sono molto sfiduciata, ma sono una pessimista attiva, e quindi continuerò a dare il mio contributo per tutte le donne che ho ascoltato, non fosse per quelle 120 donne che ho visto, ho ascoltato e ho toccato la loro sofferenza. Mi rivolgo a voi. Jump.